Ciao 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 a tutti. Oggi ho da mostrarvi un po' di cosette arrivate giusto appunto testè da Shein. Ci sono alcuni oggettini per la casa, alcune cosette utili per questo periodo che stiamo vivendo ormai da mesi e poi capirete cos'è, e un paio di capi d'abbigliamento. Inizio subito con le cose per la casa. Nel frattempo c'è l'accompagnamento musicale del Papu qua sopra che cinguetta allegramente. Allora, in un recente video in cui mostravo come fare il cappuccino con un latte ben montato con il, come si dice, il montalatte, il Magic Milk di Tupperware, una di voi mi ha scritto che usa per fare il cappuccino quella specie di frullino immersione molto pratico da usare, veloce, che funziona a batteria. E allora mi sono lasciata tentare, l'ho comprato subito anch'io, così da alternare un po' al Magic Milk, anche perché per il Magic Milk è necessario inserire una certa quantità di latte, altrimenti non monta bene. Per cui il più delle volte se faccio un cappuccino solo per me il latte va sprecato perché devo montarne troppo e non lo uso tutto. E invece questo, il frullino, essendo di immersione, può montare anche una piccola quantità di latte perché vedete è proprio leggero leggero. Eccolo qui, io metterò le pile perché chiaramente non ci sono, quindi non posso farvelo vedere in azione. E vi farò sapere se poi funziona. Io non mi ricordo chi me l'aveva suggerito o comunque mi aveva detto che lo usa abitualmente, forse Antonella Fare Disfare, non lo so, andrò a controllare. Comunque, grazie per il suggerimento. In realtà era un po' che lo vedevo in giro nelle pubblicità, così, però avevo già appunto questo. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, credo intorno ai 2 euro se non ricordo male. Poi ho preso, anche questo era un po' che ci pensavo, credo che molti, è un aggeggino che molti di voi avranno già in casa, ed è il separa tuorlo quando si rompe l'uovo, perché normalmente quando apro l'uovo e devo separare il tuorlo dall'albume mi si separa perfettamente. Però quando è necessario montare l'albume a neve e non ci deve essere nemmeno una punta del tuorlo, mi capita che mi si rompa il tuorlo mentre apro l'uovo. Vabbè. E allora ho preso questo aggeggino qui che serve appunto per separare il tuorlo dall'albume senza fare danni. Penso che li vendano anche qui, però l'ultima volta che ho fatto in giro dai cinesi, ma parecchio tempo fa, non l'avevo trovato e quindi ho approfittato di quest'ordine per prenderlo. Poi ho preso questo mestolino che mi sembra utile quando devi pescare qualcosa da una minestra o da un minestrone di verdure, quando vuoi togliere qualcosa, appena riesco ad aprirlo. Ecco qua. Questo mestolino che è fatto in questo modo, cioè da una parte è chiuso e dall'altra invece è bucherellato, in modo che voi pescate, non so, per esempio, quando faccio il minestrone, tolgo un po' di pezzetti di patate, fagiolini, fagioli, non fagiolini, fagioli in più per darli ad Alice. E quindi con questo pesco tutto, faccio uscire il brodo e mi rimangono i pezzettini di verdura qui nel mestolino. È carino, sto coso, comodo. Poi, allora, vediamo la parte invece relativa al periodo che stiamo vivendo, quello del Covid-19 e al quale, ahimè, siamo ormai abituati.
la cosa andrà per le lunghe, vedete cosa sta succedendo in questi giorni. Qui in Lombardia, sapete, c'è il lockdown, il coprifuoco, anzi dalle 23 alle 5 e mezzo del mattino, ma se i contagi aumentano, ma non solo in Lombardia, in tutta Italia, perché anche regioni del sud ormai sono, ahimè, in piena emergenza, mi sa che ci avviciniamo a grandi passi ad un lockdown generale, però magari sono un uccellaccio del malaugurio, non lo so. Comunque, per uscire sapete che la mascherina ormai è tassativa, ora più che mai. E quindi ho preso delle mascherine con la finestrina trasparente, le avevo prese per i bambini, per i nipotini, e adesso le ho prese anche per noi. Queste due, una l'ha già sequestrata mio marito perché è nera azzurra e guarda caso è i colori dell'Atalanta, per cui se l'è già presa, messa via lui. E questa invece che è rosa e fucsia, e vedete alla finestrella trasparente, perché se c'è una cosa che non mi piace appunto del portare mascherine, che per carità sono assolutamente necessarie, il fatto che non si possa vedere il sorriso, non si possa vedere l'espressione completa del viso. E quindi con questa abbiamo ovviato. Poi, sempre a tema di mascherine, questa la rimetto via nella sua busta, e questa è lavabile chiaramente perché è di stoffa la parte colorata, e poi vabbè, questo invece è la parte trasparente, si pulisce normalmente con l'acqua e un panno. Ecco, non si deve usare l'alcol per questo tipo di mascherine. Ma la novità di mascherine che vi voglio far vedere è questa. Io ho ordinato il set, poi magari vi lascerò il prezzo qua sopra, il set da 10 mascherine. Sono arrivate tutte in questa scatola, imbustate tutte e sigillate una per una, e sono le mascherine. Una io l'ho già tolta perché poi bisogna agganciare i laccetti, gli elastici per mettersela. E sono queste che adesso vedo in auge anche in TV, indossate dai giornalisti, gli inviati che fanno i servizi appunto all'esterno, e per far vedere appunto l'espressione del viso usano queste mascherine. Per inciso, ogni tanto guardo Uomini e Donne, il programma della De Filippi al pomeriggio, perché mi diverto a vedere questi signori di una certa età che si litigano per accaparrarsi il maschietto di turno, e indossano questo tipo di mascherina, così. Vedete, è completamente trasparente, è leggermente aperta qui ai lati, proprio per permettere di respirare, e va a coprire sia il naso che la bocca. La cosa bella è che non si appannano gli occhiali, io l'ho già usata all'esterno questa, non si appannano gli occhiali, e si può mettere il rossetto, perché non, essendo rigida, non si attacca alla bocca. Io, sapete che io sono fissata con il rossetto, e quindi finalmente lo potrò mettere anche non solo quelli indelebili come quelli che mi ha consigliato la mia nipote Stefania, quelli di Sephora, che sono veramente ottimi, le tinte labbra, ma anche i rossetti normali, quelli più morbidi, più cremosi. Ecco, vedete, fatto così, praticamente c'è questa visierina così, che si lava anche questa con acqua e sapone, non con alcol. Arrivano appunto imbustate una per una con i laccetti da agganciare, hanno questa specie di gancio che va appunto fissato al mento, e avevano una pellicola trasparente da togliere poi al momento in cui va indossata, e appunto si possono lavare con acqua e sapone. Meglio, c'è scritto di non usare assolutamente l'alcol per pulirle, perché probabilmente vanno a rovinare questo materiale, che non so cosa sia, mi sembra semplice plastica. E le ho trovate veramente graziose. E questa la mia la tengo qui dentro, in modo che, ecco, fatto con questo sacchettino.
avevo bisogno di cardigan perché io anche d'inverno metto sempre maglie molto leggere, tipo questa, che è proprio leggerissima, o addirittura la t-shirt o la camicia a maniche corte perché ho sempre caldo, e con un cardigan sopra, insomma un po' a cipolla, ecco, sotto al cappotto, perché se entro poi in casa di qualcuno o comunque sono in giro, se ho molto caldo mi spoglio il cardigan e resto più leggera. Cardigan leggeri, anche quelli non di lana perché morirei dal caldo, quindi cardigan molto leggeri o di poliestere o di cotone o di viscosa, meglio ancora la viscosa. E però ne ho due, neri tutti e due, uno color quasi bianco, dorato qua, sembra dorato, un beige dorato, quello va bene ancora, ma i due neri, uno un po' più lungo, uno un po' più corto, a me piacciono belli lunghi che vanno a coprire un po' il sederone, i fiancotti. Questi due neri che ho leggerini ormai, hanno l'età dei datteri, sono proprio da buttare via, sui gomiti si cominciano a diventare trasparenti. Li ho tenuti fino all'ultimo, allo spasimo, perché li trovavo comodissimi, però adesso sono veramente da buttare. E quindi ho preso questo nero, leggero, molto leggero, di maglina, ma molto leggera, che ha la particolarità di avere sulla manica, vedete, del pizzo, e anche a fondo un bordo tutto di pizzo. Vedete, bello, così un po' frufru. Magari vediamo se riesco a farvelo vedere indossato. Ecco, vedete, c'è questa la manichina di pizzo ed è bello lungo, come piace a me, perché va a coprire proprio le parti che vanno coperte, ecco. Magari mi sposto un po', non so se si vede, non si vede tutto perché dovrei spostare, però vedete è proprio bello, bello lungo, lungo fino diciamo quasi al ginocchio, leggerissimo, poi insomma sto particolare qui delle maniche che è proprio carino, bello, vero? Questo, quello che vedete lì dietro, quel pacchettone là è una TV che ha comprato mio figlio Paolo, che deve portare a casa sua, una TV da 55 pollici, ma vabbè che lui ha un soggiorno, una sala bella grande, lo spazio c'è, però 55 pollici mi sembra veramente un'esagerazione come essere al cinema. E poi l'altro cardigan è questo, un marroncino. Sembra quasi, vedete la lavorazione così, dovrò stare attenta a non agganciarmi da nessuna parte, altrimenti qui i fili si tirano come niente. Questo è l'unica particolarità, questi due spacchetti laterali. Lo indosso anche questo, è morbidissimo, questo è veramente morbido, ma allo stesso tempo dà le sensazioni di caldo, ma è leggero comunque, come piace a me. Ecco, non fate caso che qua l'abbinamento marrone, marroncino su questo color magenta non è che sia il massimo, però giusto per farvi vedere. Li ho presi belli ampi, ecco qua. Bello lungo con lo spacchetto qua. Manica bella lunga perché si fa freddo, si fa così. Ecco fatto. E questo lo spoglio subito perché io ho caldo, sempre caldo. Ecco qua. E questi sono i miei acquisti di Bonprix. Mi sono dimenticata di dirvi che già negli acquisti precedenti su Bonprix, che anche, non Bonprix, cosa sto dicendo? Shein, acquisti Shein, che anche Shein fa parte del gruppo numerosissimo di negozi, di venditori online,
rientrano nel sito da cui si può avere il cashback, quindi un ritorno di soldini. Per cui io su quest'ordine avevo uno sconto del 10%. In più avevo dei punti accumulati con gli acquisti precedenti, quindi un ulteriore piccolo sconto dato dai punti, e in più un ritorno di cashback, un ritorno di soldini veri attraverso il sito di cui vi ho parlato tante volte e di cui magari vi lascerò il link al video in cui spiego bene come funziona, lo lascerò nell'info box. Io vi ringrazio per avermi seguito, mi sono dilungata un po' troppo stamattina, scusate. Un abbraccio, un sorriso a tutti e al prossimo video. Ciao ciao!